Ripartenza al 50% della scuola al 100%, il rientro in classe dei ragazzi delle superiori dopo i tre mesi di distanza è stato un momento emozionante sia per loro che per i professori. Molto emozionante, mi sentivo un po' come il primo giorno, come a settembre, è stato bello rivederli, e sì come se li vedessimo per la prima volta, quindi è stato molto molto bello. Le lezioni da casa sono stato un provvedimento utile e necessario nella fase più acuta dell'emergenza, con tante difficoltà, da quelle tecniche a quelle legate alla formazione e pochi punti di forza. Quello dell'insegnante è un mestiere che ha bisogno del contatto. Per tante ragioni che non sono soltanto il fatto che non hanno voglia di fare o hanno voglia di fare, è veramente difficile. In presenza sicuramente abbiamo un feedback diverso, un rapporto differente con loro. La didattica in presenza hai la sensazione di prenderli, di accoglierli tutti, di, di non lasciare nulla al caso. Invece a, a distanza è un po' tutto nell'aria, cioè non li, non li prendi bene, quindi c'è una differenza abissale. Naturalmente la scuola a distanza non è ancora superata, al Gianelli le cinque classi si alternano: due in presenza e tre collegate da casa. Il ritorno in classe non deve essere un ritorno alla routine, ma può segnare un cambio di passo. Vogliamo non soltanto trasmettere le nozioni non è questo la scuola non è solo meglio non è soltanto per questo basterebbe, basterebbero soltanto i libri noi facciamo vorremmo, vorremmo fare in questa scuola come progetto e tutto qualcosa di più globale su eh, portare fuori non dei maturati ma delle, delle persone delle persone adulte dei giovani adulti consapevoli di, di quello che stanno facendo la distanza e la presenza Potrebbero, se usate bene, ecco, potrebbero aiutarci a arrivare a una consapevolezza più profonda, migliore, peggiore non lo sappiamo ancora, ma sicuramente diversa e profonda. Ecco.